こんにちは、みなさん。チャオラガッチ。オジ、ヴィラコントラストリア、ディスサノオ、ウノデミーティジャポネーシ、ピューファモーシ。リュイエルフラテロディアマテラス、ケビオプレゼンタートタントテンポファ。La sua storia è scritta nel Kojiki, il libro più vecchio della storia del Giappone. Ci sono in Giappone molti templi sintoisti dedicati a Susanoo. Nella attuale città di Tottori, che anticamente si chiamava Izumo, la storia racconta che lì arrivò la prima volta Susanoo. Bene, ora Andrea vi legge questa storia. Ciao ragazzi! La leggenda di Susanoo Mikoto e di Yamata no Orochi. Cacciato dal regno celeste, Susanoo si recò sulla terra e arrivò al fiume Hi, nella provincia di Izumo. Mentre stava passeggiando vicino al letto del fiume, vide galleggiare dei bastoncini. Questo lo insospettì e pensò che quella terra fosse popolata da uomini. Si mise dunque in cammino alla ricerca della popolazione di quel luogo, fino a quando non udì le lamenti. Avvicinandosi piano a quelle voci, trovò due anziani che piangevano l'uno accanto all'altro. Vicino a loro giaceva una giovane. «Chi siete voi?» chiese Susanoo alla coppia. «Io sono il dio terrestre Ashinazuki e questa è mia moglie Tenazuki. Questa giovane è la nostra figliola Kushinadahime. E qual è il motivo del vostro pianto? Avevamo 8 figlie, tutte vergini, ma un anno dopo l'altro sono state divorate dal serpente a 8 teste. Tra poco tempo tornerà di nuovo e per la nostra ultima figlia non ci sarà scampo. Per questo piangiamo». Susanoo li ascoltò con grande attenzione e, vedendo che la ragazza era molto bella, disse ai due anziani: «Salverò vostra figlia, ma dovrete offrirla in sposa a me». I due, un po' confusi, risposero: «Ma voi chi siete?» «Io sono il dio Susanoo Mikoto, fratello dell'augusta dea del sole Amaterasu, o Mikami, e sono appena arrivato sulla terra dal regno del cielo». Sollevati al sentire quelle parole, i due anziani acconsentirono al matrimonio. «Trasformerò vostra figlia in un pettine dai denti stretti. La metterò tra i miei capelli per proteggerla e sconfiggerò il mostro a 8 teste», replicò Susanoo. Chiese agli anziani di aiutarlo a preparare una trappola per il serpente a 8 teste e li istruì su cosa fare. Disse loro di masticare del sakè e di spremerlo 8 volte. Chiese poi di imbastire una palizzata, di appoggiarvi delle mensole, di mettervi sopra 8 botti e di riempirle fino all'orlo con il sakè spremuto 8 volte. I due anziani fecero tutto come richiesto da Susanoo e attesero insieme a lui l'arrivo del mostro. Quando il serpente arrivò, si mise a bere il sakè. Era davvero grandissimo, aveva 8 teste e 8 code. Il suo corpo era grande come 8 pianure e 8 colline, il suo ventre grondava sangue e sulla sua schiena cresceva muschio, cipressi e pini. Il serpente beve tutto il sakè che trovò nelle botti, fino a quando non cadde a terra stremato e ubriaco. Avendo ridotto il mostro in quello stato, Susanoo sguainò la spada e recise tutte le teste in piccoli pezzi. Quando però colpì una delle code, la sua arma si ruppe e, chinandosi per vedere perché si fosse spezzata, Susanoo trovò dentro la coda una grande spada. Capendo subito che si trattava di una spada divina, ne fece dono alla sorella Amaterasu, la quale disse: «Questa è la grande spada che taglia l'erba». Susanoo poi estrasse il pettine dai capelli e lo trasformò nella vergine che aveva incontrato Kushinadahime e che avrebbe preso in moglie. Si mise dunque in cerca di un luogo adatto per edificare la sua dimora. Lo trovò a Suga, nella provincia di Izumo.
Il matrimonio fu celebrato con grande felicità di tutti e Susano iniziò a occuparsi della terra, come era stato deciso dagli dei celesti. La moglie diede alla luce molti figli e da quel momento Susano affidò la terra ai suoi discendenti, fino a quando non si diresse verso il regno dell'oltretomba per ricongiungersi con la madre Izanami.